Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Bene, avete detto dal titolo, la Juventus vince la Titis Cup 2018 con la categoria Under 8. Allora, se vi ricordate, io ho fatto il video sulla Titis Cup circa 6 mesi fa, dove la Juve vinse sia con gli Under 9 che con gli Under 11. Quest'anno ha vinto gli Under 8. E che cos'è la Titis Cup? È uno, semplicemente uno dei più importanti trofei giovanili del mondo che si gioca in Lituania. Ed è anche lungo perché ci sono squadre sicuramente di valore, e ci sono tante squadre e tutti, ad esempio quello dell'Under 8 vinto dalla Juve, sono stati 4 gironi, 3 da 5, cioè scusate, 2 da 5 e 2 da 6, quindi sicuramente squadre provenienti da tutto il mondo, quindi sicuramente un torneo molto prestigioso. È ovviamente un titolo informativo, non è che posso parlarvi di come è andato alla fine tutto il torneo. Ringrazio anche i giovani bianconeri che da sempre comunque tiene sempre banco su tutti. Adesso vi leggo subito i risultati. La Juventus ha battuto la Titis 2, perché la Titis ha partecipato in questa categoria con due squadre. La Titis, che tra l'altro è una squadra di Vilnius. Ha battuto la Titis 2 7-0 con tripletta di Castrignano, doppietta di Balbo, gol di Buffone e Mele. Nella seconda partita, stiamo parlando del girone, la Juventus ha battuto il Futur Mosca 13-0, 3 gol di Mete, 3 gol di Gobbato, 2 gol di Ordisci, Treves, Mensio, Castrignano, Buffone e Krasniqi. Poi la Juventus ha battuto sta squadra che spero di riuscire a pronunciarla bene, i miei amici, che se qualcuno mi segue dalla Russia, anzi dalla Lituania, mi perdoni, il Marjampolė City, ha vinto 5-1 con la rete doppietta di Balbo, doppietta di Castrignano e gol di Ordisci. Poi l'unico pareggio della del girone con la Dinamo Minsk, squadra che poi affronterà in finale, con doppietta di Mele, Treves e gol di Castrignano per il 4-4 finale. A quel punto la Juventus squalificata come prima per i quarti di finale, ha affrontato il Devyatka Mosca, partita vinta 6-4 i calci di rigore, partita che era finita 3-3 nei tempi regolamentari con le reti doppiata ancora del solito Mele e di Castrignano. La semifinale ha visto la Juventus davanti al Minsk, la Juventus ha vinto 7-0 con due gol di Buffone, Krasniqi, Gobbato, Treves, Ben Tahar e Ordisci. La finalissima, come detto, ancora con la Dinamo Minsk, ha visto la doppietta di Ordisci e la Juventus che si è aggiudicata il torneo. Torneo internazionale molto prestigioso, molto importante e sicuramente un motivo di orgoglio per tutto il popolo bianconero. Dunque, Juventus che fa dunque la tripletta delle Titis Cup in questo anno e mezzo, dopo aver vinto nella categoria Under 9 e Under 10, vince anche con la Under 9. Ragazzi, a questo punto a me non resta che salutarvi, vi lascio con la schermata, con risultati e marcatori. Ciao!